Oggi risotto con le seppie. Innanzitutto andiamo a pulire le seppie. Seppie freschissime, pescate con le nasse, quindi pulitissime. Togliamo l'osso e le evisceriamo, lasciando però il fegatino. Ecco, quando si eviscerano, leviamo la sacchetta del nero che non ci serve e le interiora. Ecco qua, cioè abbiamo lasciato il fegato, che è questo marroncino, e ci serve per fare appunto la salsetta. Continuiamo con la pulizia, leviamo gli occhi e il becco della seppia. Ora trito un po' di prezzemolo, non eccessivamente sottile, ma le foglie devono essere tritate un po' a striscioline lunghe. Taglio a metà un bello spicchio d'aglio e taglio anche a striscioline la seppia, mentre il ciuffo lo lascio intatto e poi vedremo. Ora comincio a tostare il riso a secco, una padella, lo faccio tostare sin quando vedo qualche chicco leggermente ambrato. Un po' di vino bianco per sfumare. Aggiungo lo spicchio d'aglio tagliato a metà e dell'olio extravergine d'oliva. Ora unisco i sapori e comincio la cottura del riso, utilizzando semplicemente acqua bollente con un po' di sale. Ora aggiungo i ciuffi della seppia, con il loro fegato, appunto come si vede, e questo si scioglierà pian piano e darà quel colore seppiato al riso. Ed in ogni caso i ciuffi hanno bisogno di una cottura un pochettino più lunga, quindi vanno buttati praticamente all'inizio. Aggiustiamo con un pochettino di sale, continuiamo la cottura con la nostra acqua bollente e pian piano portiamo almeno a tre quarti di cottura il riso. Leviamo l'aglio. E gli ultimi 5-6 minuti di cottura uniamo le striscioline di seppia, che hanno bisogno veramente di qualche minuto per essere cotte. Se vi piace questa ricetta, non dimenticate di mettere un like. Una saltatina per incorporare un pochettino d'aria. Un bel po' di prezzemolo fresco. E giù di nuovo a fuoco spento, a incorporare un pochettino d'aria per renderlo più cremoso. Impiattiamo. Ecco qua. Uno spettacolo. Un po' di seppie sopra. Prezzemolo. Un filo di olio crudo fruttato. Stravanato.